Benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere questo gioco. È in realtà anche un scherzo e si chiama Big Stretch Hand. Quindi vedete, è una di quelle mani un po' appiccicose che si possono appunto allungare. Vedete, ci sono anche vari colori, quindi per esempio in giallo, in verde, qua in rosso e persino in blu. E direi che facciamo semplicemente un test e vediamo quali sono le differenze e come funziona. Ecco qua, vedete? Abbiamo messo vari esempi perché appunto queste mani dovrebbero essere appiccicose, quindi abbiamo messo tre monetine diverse, poi un pezzo di plastica che è naturalmente un pettine, poi una Peppa Pig e una scatola di Play-Doh. E ora vediamo cosa riusciamo a prendere e a tirare con la nostra stretch hand. Direi che scelgo quella blu per fare i miei test. E apriamo semplicemente il nostro pacchetto. Ecco, ogni volta che cerco di aprirlo, finalmente resta sempre appiccicato e non riesco ad aprirlo. Ma ora ci siamo. Guardate la nostra mano già com'è appiccicosa. Ed ecco qua. E qui naturalmente c'è una maniglia. E ora proviamo, guardate tutte le dita, è davvero, guardate, se tiro è super appiccicosa e molto molle, quasi rimbalza. Ecco qua, quindi prima proviamo con le monetine, prima 5 centesimi quindi siamo pronti con la monetina e la nostra stretchy hand. Un po' più di mira magari. Ci riprovo. Guardate. Funziona abbastanza bene. Ora proviamo anche con un'altra moneta che è un pochino più pesante. Ecco qua, quindi vedete abbiamo 20 centesimi. Io non ho molta mira, però ecco qua. Anche in questo caso ha funzionato. E ora facciamo una prova con questo che è più difficile, perché passiamo decisamente a una forma totalmente diversa. Oh, perfetto. È stato più facile per me, avete visto, perché l'ho preso semplicemente più in fretta. E ora proviamo con la nostra Peppa Pig. Peppa, sei pronta? L'ho solo fatta cadere. Però guardate, riesco a trascinarla. Ecco qua. E portarla in giro, quindi, avete visto? Direi che è abbastanza potente, sicuramente si appiccica facilmente a varie superfici. E proviamo ora con l'ultimo test, che è appunto una scatola intera di Play-Doh. Ecco qua, ovviamente fa un pochino più fatica, però vedete, anche in questo caso sono riuscita a muoverla. Provo ancora una volta. Però vedete, naturalmente, come vi dicevo, anche se fa un po' più fatica, perché ovviamente stiamo parlando di pesi differenti, di grandezze differenti, ma guardate, ecco qua. Decisamente è un gioco che funziona, si può trascinare il tutto, naturalmente funziona meglio con le cose più piccole rispetto a quelle più grandi, ma devo dire la verità, sono molto soddisfatta. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivete qui sotto nei commenti quello che ne pensate e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!